Ugo! Giuseppe! Ugo, dove siamo, Ugo? Siamo nel Gan Eden. Scusate, la scala. Sì. Succede? Succede. Succede nel giardino terrestre. Poi ci vuole la luce qui, però. Ci sarà la luce qui per leggere. Arriva. Riparto da Ugo. Scusate. Vai. Ugo! Giuseppe! Ugo, dove siamo, Ugo? Siamo nel Gan Eden. Avete presente in Bereshit, la Genesi, il cielo e la terra, Bereshit, Bara, la prima dimora di Adam e Chavà, Adamo ed Eva, come si dice nel Bereshit, nella Genesi. Siamo a oriente di Israele e ci dice il Midrash, da questo giardino esce un fiume che si divide in quattro rami, il Tigri, l'Eufrate, il Pison che circondava la terra di Avilà, e il Gihon che circondava la terra d'Etiopa, Ugo, i Falascià. Ugo, ma che ci facciamo qua, Ugo? Ma siamo vivi? Certo che siamo vivi, c'è addirittura odore di cucina. Ma via, ma sei sicuro, Ugo, che siamo vivi? Metà delle pompe funebri nel mondo si chiamano Gan Eden. Quello è uno sponsor, gli affari sono affari. Ora proviamo invece a scandire i nostri nomi per sapere se siamo vivi. Sei tu Giuseppe Shlomo Ben Ishak Burstein Ashkenazita? Sono io, Ugo. E tu sei Ugo Shlomo Ben Chaim Chafatz Sefardita? Sono io. Spieghiamo però cosa vuol dire Ashkenazita e Sefardita. Il Reno scorre e rende fertili la terra, le civiltà e i saperi. Nell'anno 1000, in questa bella regione che poi darà vita ad Aquisgrana, Treviri e Colonia, è un brulicare di culture e mercanzie. Da qui passano le rotte per le Fiandre e le strade del commercio verso i Paesi Bassi e su verso il nord e poi fino in Inghilterra. In mezzo ad un via vai di trafficanti, studiosi, mendicanti, mercenari, fioriscono porti, città e conoscenze che tracciano uno sviluppo sociale che un giorno lontano si chiamerà Europa. Per 100 e poi altri 100 anni su quelle sponde si sarebbero affiancati 1000 idiomi. Fra i tanti suoni gutturali e germanici, le aspirazioni nordiche, compare una lingua parlata da tanti e poi tanti ebrei. Pare che fossero arrivati qui nel tempo al seguito delle legioni romane che lasciavano la terra di Israele e che le loro lingue, l'aramaico e l'ebraico, le avessero messe da parte per pregare e per studiare, mentre per campare si sarebbero accostati alle lingue dei paesi che ospitavano la loro diaspora. E sono i dialetti giudaico-romanzi derivanti dal latino popolare in Francia, il cananico nelle terre di Cechia, lo zarfatico nei Paesi Bassi, il shuadi in Provenza, ed è una lingua simile al tedesco e che si chiama Yiddish, lì, in Renania, in Ashkenaz, come si chiamava in ebraico, Ugo, quella regione. Sì, ebraico. Dove gli ebrei si erano raccolti. Per il mondo quelle anime pie e migratorie sarebbero state per sempre gli ebrei ashkenaziti, quelli che secolo dopo secolo si sarebbero stabiliti in Polonia, in Germania, in Ungheria, in Russia, in Bielorussia e nei paesi baltici, fertilizzando anch'essi, come l'acqua del Reno, la terra, le civiltà e i saperi, caro Ugo. Per 1000 anni, nel centro dell'Europa e verso Levante, proprio come il cuore trova posizione sotto lo sterno, un popolo di una dozzina di milioni di persone avrebbe parlato una lingua che suona come il tedesco, Ugo, e si scrive come l'ebraico. Ma mi devi spiegare perché parli prima te che invece sei arrivato dopo? Ora ti racconto io quali sono i veri ebrei. Come diceva la mia mamma parlando degli ebrei tedeschi, sono tedeschi. Ugo, certo che prima della cacciata dalla Spagna eravate voi gli ebrei chic, come si dice, agiati, e noi negli shtetl, i paesini dell'Europa orientale, a patire il freddo e a mangiare cavoli e cipolle. Ma dopo, Ugo, guarda come vi siete ridotti, guarda. Io faccio solo due nomi. Einstein, ashkenazita. Gwyneth Paltrow, ashkenazita.
Rita corpo e mente, Ugo. Rita Levi Montalcini, morta a 103 anni. E poi Noa, che tanto bella e brava, che gira tutti i teatri del mondo. Infatti, scusa se è poco. Infatti, hai da spendere 103 anni. Bene, complimenti. Ugo, non perdere tempo. Facci capire chi sono i sefarditi. Cioè, i veri ebrei. I sefarditi sono gli ebrei provenienti da Sefarad, cioè dalla Spagna. Nel 1492, infatti, gli ebrei furono espulsi o costretti alla conversione al cattolicesimo, i famosi conversos, i marrani, e si sparsero in tutto il Mediterraneo e verso il resto dell'Europa, trovando naturalmente qui comunità piccole o grandi, qualcuna, presenti nei secoli. Dopo il 70 d.C., infatti, con la distruzione del Bet Amikdash, il Tempio e il Santuario di Gerusalemme, finì lo Stato, la Medinà, e iniziò il Galut, la diaspora ebraica, che si sarebbe protratta per 2000 anni. Questa è la data del capovolgimento della cultura ebraica. Il Talmud dice che prima la Torah era in cielo e ora era in terra, cioè nella totale responsabilità degli uomini. Gli ebrei, quelli veri, che in grande quantità si trovavano fuori di Israele come lavoratori all'estero, non avevano più la patria dove tornare. La Spagna, pur con alterne vicende, fu la nuova Gerusalemme. Qui fiorirono gli studi ebraici nel corso dei secoli, un nome fra tutti, Rambam, Maimonide, che è un filosofo eccezionale. I processi di acculturazione fecero sì che nascesse un solido ebraismo spagnolo, con la sua lingua, le sue abitudini culinarie e così via. Portogallo per poco e poi di nuovo cacciati, Nord Africa, Anversa, Salonicco, Rodi, Italia. Ricordiamo, forse non tutti lo sanno, che dalla Sicilia spagnola risalirono la penisola oltre 50.000 persone, mettendo in difficoltà l'economia di quella isola. E qui piace ricordare Livorno, alla fine del Cinquecento, con le leggi livornine. Livorno, che non conobbe mai il ghetto, ma conobbe pomodoro per il pesce e poi il couscous toscaneggiato. Ma i sefarditi non finiranno mai di stupire, e non solo per i vari premi Nobel o per l'invenzione del tango. In Italia hanno dato vita a vari dialetti, come il bagitto, il giudaico livornese, il giudaico fiorentino, il giudaico piemontese, il giudaico ferrarese, e chi più ne ha più ne mette. E poi tanta, tanta musica, purtroppo tutto questo in via di estinzione. Ma la cosa forse più importante, caro Giuseppe Ascheranzita, è la conservazione della pronuncia vera dell'ebraico. Si dice kasher, non kosher. Kosher, kosher. Shabbat, non Shabbes. Hai capito? Ugo, ma levati quel caffettano. caro Ugo, la nuova Gerusalemme era Kaunas, in Lituania. E poi, caffettano, ti facevo sordo, non cieco. Ma Adamo ed Eva ci saranno qui nel Gan Eden, Ugo? Non credo. Penso siano stati cacciati perché, su suggerimento del serpente, hanno mangiato le tue robacce, roba tipo in agrodolce. Sì, la carpa in agrodolce, Ugo, la carpa in agrodolce, il gefilte fish, è il primo piatto che incrociamo. La base è la carpa, ma ne parliamo dopo. Ma abbiamo detto ci sono quattro fiumi, addirittura il Tigre e l'Eufrate. Ma dove l'avrebbero pescata una carpa nel giardino dell'Ede? Ma non scherziamo, l'avranno importata dalla Germania, come sempre. E te ce lo vedi un carciofo? Il carciofo ripieno è il secondo piatto che incrociamo. Anche di questo però ne parliamo dopo. Ma Ugo, ma ce lo vedi in mezzo a tante meraviglie, orchidee, ninfee, frutti meravigliosi, un carciofo? Nel giardino dell'Eden c'era quasi tutto, era un primordiale Italy di farinetti, appunto. Meglio, un dilettante al confronto. Ma a chi verrebbe mai in mente di mangiare un carciofo per la prima volta? Violaceo, puntuto, ripieno di pelliccia, ma sei matto, Ugo? Sembra una tartaruga vegetale con lascelle pelose. Certo, la gente mangia le cose più strane. Ad esempio c'è chi mangia di tutto purché viva nell'acqua. Ma te l'immagini una aragosta che cammina su un muro di casa? O una cozza che cresce nell'angolo del salotto?
Gli ebrei non le mangiano queste cose, ma nemmeno gli altri le mangerebbero. Non solo non le mangerebbero, ma chiamerebbero i vigili del fuoco se trovassero una aragosta sul muro della cucina. Ugo, fermati, ma noi veniamo tutti da qui, davvero, dal giardino dell'Eden, ma siamo sicuri? E come ci siamo capitati allora qui in Italia? Io lo so benissimo, perché i Caffas vengono dal Marocco. Vennero in Italia, certo Leone Caffas marocchino, per nobili motivi, in realtà scappava da questione di donne dal Marocco, e arrivò a Pisa, fino a Lugo di Romagna, e da parte di madre invece Lopez Peña, nome nobile, dalla Spagna, cacciati con l'inquisizione di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Che geni, pensa, da una parte finanziano Colombo ebreo per l'esplorazione delle Indie, come credevano, e al contempo buttano fuori tutti gli ebrei del regno, teste davvero coronate. Ma torniamo a Lugo di Romagna, lì il babbo di mio nonno, Giacomo, arrivò e dovette abbandonare questa sorta di pisese o pisano arabo. E per farsi intendere, lui faceva il venditore ambulante, come tutta la mia famiglia, improvvisò e disse: «Ben de ben, boia du mund leder, c'è al patir fosse gudera, vegutan nella mi vida». Traduco. Se il patire fosse godere, avrei goduto tanto nella mia vita, e ebbe tanti applausi. Eccolo, un ebraico perfetto, complimenti. I Burstein Ugo, mercanti in Lituania da secoli. Poi i miei, dalla Lituania alla Germania, senza averlo scelto. Nel 45 alla liberazione, da Monaco di Baviera in treno verso Bari, per poi andare in Israele. Scesero a Napoli, forse convinti di essere a Bari. Ma immaginatevi Napoli alla liberazione, il contrario dei loro ultimi anni, bianca, accecante, piena di sole, felice. La loro Israele, caro Ugo, è iniziata in coppo o vomero. Ebraico puro anche per... Poi un lavoro per mio padre. Guardi, ci sarebbe Tunisi o Firenze. Eccomi qua, immigrato di seconda generazione, diffusore del Cholent in Chianti. E a proposito di Chianti, quando i miei arrivarono in Toscana, si stabilirono in un paese alle porte di Firenze, all'Impruneta. Ogni venerdì la mia mamma preparava il cholent, uno stufato del quale parleremo dopo. Tenendo a una certa riservatezza, la mamma comprava gli ingredienti senza stare a perdere tanto tempo. Le signore incuriosite le chiedevano che piatto preparasse e per non dover stare a spiegare tante cose, diceva: è lo stufato dei cowboys. Col tempo la ricetta si diffuse all'Impruneta. Per molti anni, Ugo, nel comune di Impruneta si è mangiato quasi kosher. Kasher. Convinti di mangiare come John Wayne. Comunque, Ugo, ora è tutto chiaro. E comunque siamo diversi. Tu vieni dal Marocco e si vede, io dalla Lituania e si vede. E si vede. Diversi, ma che diversi. Pensa alla vera diversità, alla Torre di Babele. Tutto il mondo era insieme, una sola lingua. Poi la superbia degli uomini, secondo me c'è anche un'altra spiegazione, per punizione il Signore ha diviso e addirittura tollerato la cucina scherazita. Divisione, Ugo, la divisione per noi ebrei è una vera passione. È una grande passione per la divisione, per la separazione. La luce dalle tenebre, lo Shabbat dai giorni feriali, lo Shabbos dovevo dire, dai giorni feriali. Vedo che impari l'ebraico anche te. Le spine dal pesce, credimi Ugo, la carpa è la nostra storia, vedrai. Noi abbiamo Spinoza, non le spine. Ugo, facciamo capire un po' di più sulle nostre origini però. Che ne dici se facciamo una specie di intervista? Bene. Mi pare che dal pubblico non ci sia nessuno disponibile a fare questa intervista. Proviamo a chiamare una nostra collaboratrice. Vania, ci sei? Eccomi. Allora, Vania. Sì. Hai mai condotto una intervista allo specchio? No. Bene, allora, due sono le regole. Ritmo, sì. E seguire il copione. Sì. D'accordo? Sì. Via.
Paese di origine. Lituania. Marocco, Spagna e Portogallo. Come si chiama il piatto col quale sei cresciuto? Chont. Carciofi ripieni. A base di? Manzo, patate, fagioli, prugne, orzo, paprika, miele. Carciofi, carne macinata, noce moscata, uovo, farina e pomodoro. Che origine ha il piatto? Ashkenazita. Giudaico livornese. Da che parte di mondo arriva la tua cucina? Germania, Polonia, Russia, Bielorussia, Lituania, Ungheria. Da Livorno nel 500. Che cosa hai mangiato ieri sera? Aringa affumicata con crene e uvetta e cipolle stufate in agrodolce con patate. Pasticci e melanzane in concia. Ingrediente principale? L'aringa affumicata del Golfo di Botnia. Pasta brisè, bietole, parmigiano e un uovo sodo. E? Cipolla e uvetta. E? Melanzane. E un altro piatto tipico della tua cucina? Il gefilte fish. Baccalà fritto. A base di? Carpa. Baccalà? Cipolle, no, l'ha detto lui. No? L'ha detto lui. Detto c'hai. No, detto c'hai baccalà. Ha detto baccalà. Pastella, ma che ci vuole? Pastella e tante uova quanto baccalà. Birra e tanta pazienza. E tempo di cottura? Più che cottura, una preparazione di una giornata intera. 15 minuti. Oh, cosa si beve a tavola? Birra. Vino. Cosa non ti piace della sua cucina? Tutto. Tutto. Dove si mangia a Firenze la tua cucina? A casa mia. Dove cucino io? Quali sono i tre ingredienti principali della tua cucina? Cipolle, patate, schmalz, grasso d'oca. Verdure, uova, gli avanzi e tanto olio di gomito. Qual è il piatto tipico della festa? Latkes, frittelline di patate, cipolle e uova. Orecchie di Aman per la festa di Purim. E un panino con? Pastrami, cetrioli, crème, salsa con di la concia. Un bicchiere di? Slimovitz, distillato di prugne. Vino. Uno stufato di? Manzo. Agnello. Cosa si dice quando si brinda? L'Echaim. Dove va a bere? Dove va a bere? Dove va a bere? L'Echaim. Ecco, questo ci ha fregato. Bene, grazie. Ecco, vada a bere, vada a bere. Vada a bere. Eppure, Ugo, siamo diversi. Guarda, questi sono i miei antenati. Belli? Belli sì. Molto siamo bello. Nel 1813, a Krasinski, confine fra la Polonia e la Lituania. Lei è Ita Heller, lui è Mendel Katz, mugnaio. Hanno 13 figli. Lea, la figlia più piccola, andrà in sposa a Isaac Leib Burstein. Mendel Katz, tutto un programma. Ugo, se vuoi abbassarti a questi giochini di parole, sappi che in famiglia c'è anche Honon Katz, morto a Parigi a 109 anni, e la moglie, la quinta, ne aveva 67. Ha campato a lungo, caro Ugo, perché non ha mai mangiato le tue porcherie sefardite. Questi non ci sono. Questi sono i suoi, spariti. Spariti, scappati. Sono spariti. Eccoli. Sono lì, ma sono non lì, sono non lì. Sono lì. Lì a volte appaiono, se farditi lo fanno, Ugo. Eccoli. Questi sono i miei. Si vede, siamo a Mogador, Essaouira, in Marocco. Uno di quei bambini è appunto Leone Caffas, detto il marocchino. Come ho detto, scappato a nottetempo per questione di donne, è un fatto di famiglia. E sbarcato a Pisa come immigrato clandestino, pensate oggi come andrebbe, esatto, e a metà dell'Ottocento. Era il nonno di mio nonno. Guardateli bene, ecco. Io rispetto a loro sono uno svedese. Sì, Ugo, questa non la sapevo, sei anche pisano. Meglio pisano che tedesco, meglio un pisano in casa che un tedesco all'uscio. Ugo, comunque Ugo, per dirla come il rabbino Carucci, non siamo cosa mangiamo, ma siamo come mangiamo. Cioè, quindi noi bene e voi male, insomma. Ad esempio, Abramo, Isacco e Giacobbe, 4.000 anni fa, secondo te mangiavano già alla Ashkenazita o alla Sefardita? Perché mi sembravano in gran forma, insomma, non come te, ecco. Caro mio, Avraham, Isaac e Jacob mangiavano kosher. Di sicuro, kosher, e non come parlavano si dice a tavola in Yiddish. Kosher, come si dice in Yiddish, vorrei dire. Kosher vuol dire adatto in ebraico. E nella Torah si dice quali sono i cibi adatti, permessi, e quelli taref non vorrei adatti. Treif, Ugo, come si dice noi nel mondo ebraico, vero? Ma neanche in ciociaria. Vai, tref, concentriamoci.
Lo sai, nella nostra tradizione, lo stare a tavola non è semplice nutrimento, ma è un momento di riflessione e di coscienza. È vero, Ugo. Nell'ebraismo il legame fra cibo e identità è quasi simbiotico. Te, ad esempio, dovresti mangiare sempre mezze porzioni. Delle tue neanche un quarto. Non mi far parlare. Ascolta piuttosto ciò che è bene, kasher, mangiare, e ciò che è taref, che è vietato. Benvenuta, Vania. Grazie. Benvenuta, Vania. Lista degli animali la cui carne è lecita. Gli animali che presentano il doppio carattere dell'unghia fessa, il piede forcuto, e dell'essere ruminanti. Mancando uno dei due caratteri, l'animale è impuro. Esempio, cervo, daino, renna, bue, bufalo, bisonte. Lista degli animali la cui carne è proibita. Gli animali con unghie fesse ma che non ruminano, maiale, cinghiale e ippopotamo. Animali che ruminano ma senza unghie fesse, cammello e dromedario. Animali carnivori, gatto, leone, leopardo, cane, sciacallo, lupo. Altri animali proibiti, il topo, la lepre, il coniglio, l'elefante, l'ape, i felini. Lista dei volatili la cui carne è lecita. Manca un elenco preciso nella Bibbia. Tuttavia, gli ebrei possono consumare la carne di oca, anatra, alzavola, pollo, gallina, tacchino, fagiano, pavone, pernice, starna, quaglia, piccione, colomba, tortora, piviere, beccaccia, passero, allodola, merlo, strillozzo, pettirosso, usignolo, codirosso, tordo, beccafico, fringuello, verdone, pispola. Lista dei volatili la cui carne è proibita. In genere, quelli vietati sono uccelli notturni e rapaci: civetta, alcione, ibis, cigno, folaga, pellicano, falco, aquila, nibbio, poiana, gufo, cicogna, gru, airone, gabbiano, corvo, rondone, upupa, struzzo, pipistrello, che però non è un uccello. Lista degli animali che strisciano la cui carne è lecita. Nessuno. Lista degli animali che strisciano la cui carne è proibita. Tutti. Coccodrillo, serpente, vipere, cobra, talpa, donnola, testuggine, topo ragno, lucertola, ramarro, camaleonte. Lista dei pesci la cui carne è lecita. Sono ammessi quelli che possiedono sia le pinne sia le squame: merluzzo, tonno, sardine, pesce spada, nasello, carpa, trota, salmone e aringa. Lista dei pesci la cui carne è proibita: pesce cane, anguilla, pesce gatto, aragoste, scampi, granchi, mazzancolle e gamberi, gamberetti, polipi, foche, delfini, leoni marini, trichechi, capodogli, balene. Lista degli invertebrati la cui carne è lecita. Sono permessi quelli che, oltre alle quattro zampe anteriori, possiedono anche due zampe posteriori più lunghe, per mezzo delle quali possono saltare: cavallette, locuste e grilli. Cric, 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 brava Vania, brava, brava, brava. Ugo, divieti e permessi, va bene, ma che cosa prepari? Un couscous. Ah, couscous. E io sai cosa preparo? Chont. Sapevo. Per noi ebrei ashkenaziti, il modo migliore per santificare lo Shabbes, oltre alle preghiere e allo studio, è abbandonarsi alle delizie del chont. Uno stufatone di dimensioni bibliche e dai sapori delicati e antichi. Il nome pare che derivi dalle parole ebraico-occitane show e long, caldo e lento. Ma le interpretazioni sul chont e le sue origini sono le più fantasiose, ed ogni villaggio del nostro pezzo di mondo si è appropriato nel tempo della paternità e dell'originalità della ricetta. Niente rappresenta la sacralità, la tradizione e il rito ebraico quanto
la laica preparazione del chont. In quella serie di attenzioni e di manipolazioni c'è la devozione e la storia millenaria degli ebrei ashkenasiti, Ugo. La liturgia inizia il pomeriggio del venerdì, quando i tegami di coccio cominciano a riempirsi di strati di meraviglie. E la tradizione vuole che, quando il venerdì pomeriggio si spegnevano i fuochi dei forni per festeggiare lo Shabbos, il chont si cuocesse col calore del forno che via via si raffreddava e sobbolliva piano piano e al caldo per tutta la notte, fino a quando il sabato a mezzogiorno, dopo la funzione in sinagoga, veniva aperto con tutta la sua monumentale fragranza e consumato con la gioia e la lentezza dei giorni di festa, Ugo, e per confrontarlo con quello dei vicini, sempre meno buono. Ugo, il momento ora è solenne, perché ora rivelo come si fa il chont. Io ho due confessioni di Malox pronte. Chont, monumentale stufato di manzo, si pronuncia chont. Chi lo chiama cholent lo conosce poco e secondo me non c'è da fidarsi, Ugo, come te. E ogni iddice mame lo prepara a modo suo ed è convinta che sia l'unico modo per prepararlo e se non l'unico, sicuramente il migliore. A casa mia si fa con questi ingredienti: ossa col midollo, spalla di manzo a pezzetti, cipolla, patate, fagioli rossi e cannellini, orzo perlato, paprika, prugne secche, miele, sale, pepe, acqua, helzel, pelle di collo di pollo, grasso di pollo d'oca, farina di azime, fegatini e cuori di pollo. Ed eccoci a casa Burstein. Il forno è a 150 gradi, pentola abbastanza alta tipo spaghetti ma non troppo stretta. Sul fondo della pentola sistemare le ossa col midollo in modo da creare un piano intero. E ora fate un respirone e procedete per strati senza premere mai gli ingredienti. Le patate fatte a tocchetti, poi uno strato di cipolla tritata. Sistemate la carne, salatela, pepatela grossolanamente, mettete orzo e fagioli a pioggia, spolverata di paprika, versate il miele come se stesse innaffiando, prugne intere. Appoggiate sulla sommità un fondamentale componente del chont che si chiama Helzel, Ugo. 15 minuti a mezza fiamma, salate, pepate, mescolate con farina di azime, riempite il collo di pollo e lo Helzel è pronto, Ugo. Ora è il primo momento solenne, perché se avete fatto bene, lo Helzel è sdraiato sulle prugne. Chiudete bene la pentola col coperchio e se serve aiutatevi con spago per tenerla serrata quasi fosse pentola a pressione. Forno calduccio, 100 gradi, 8 ore. Non giratelo mai e poi mai. Non inserite mai una forchetta. Poi aprite il forno, scoperchiate ed ecco il miracolo del chont, Ugo! Cetriolo in salamoia, cucchiaio di cren, bete avon. E ora, Ugo, voglio vedere come resisti a questa pressione. Con la lavanda gastrica. No, la pressione proprio, perché questa la fa alzare. E vorrei dirti che mentre il chont, l'ho detto bene, ha di sicuro procurato appunto qualche gastroenterite grave, il couscous ha ispirato i poeti. Tania, sei con noi. Ode al cuscussù. Odimi dunque tu se vuoi per tua delizia essere un che si inizia al cuscussù. Esco di buon mattino, sereno di pensieri, senza travaglio in cuor per il domani, né cruccioso di noia che m'abbia inflitta il dicupo di ieri. E vo, là dove s'apre ampio affollato il civico mercato alla mia gioia, alla vetrina che racchiuda pronte copia maggior di nitide civaie, ecco
ecco, sosto di fronte, aguzzo l'occhio, miro un po' commosso ciò che natura dona e l'uom raccoglie, e scelgo, pria di penetrar le soglie, un semolino grosso. Entro, ne acquisto 1,5 kg ed esco. Poi torno a casa meditando l'opra, vagheggio in fantasia la pentola ch'ha sopra il suo testo fedele, accendo, mesco, fo, mentre vo leggero tutto ciò che si deve in mio pensiero. Impone la ricetta che tutto ciò che si deve nella minestra io metta, ma non basta per me, seppur mi spinge al couscous su la nostalgia sognante di carovane che proceda lente per le vie d'Oriente, vagando fra il Sinai sacro e la Sfinge. A me non basta l'Oriente caro, onde in età lontana la mia gente emigrata è qui in Toscana, e il comun sapor del couscous su quasi mi sembra amaro, se non v'aggiungo in più un aroma gentil ch'io mi preparo. Io preparo il diletto rosmarino, che è fiorentino e cresce sul mio colle, sul mio poggetto, onde sentor d'Etruria io colga nel sapor dei deserti, quando con labbra esperti, inebriato d'una dolce furia, degustar potrò l'impasto molle. Ancora è presto, ancor le mani care della mia donna debbon levar dal fuoco il semolino e nel tegame di terra, non di rame, ond'era uscito, rimetterlo di nuovo, misto a brodo squisito, estemprandovi 2 freschi torli d'uovo. Maneggia con la mestola, maneggia, o cara moglie, e il semolino grosso, scioglilo tutto, che non faccia grumi, poi lo rimetti nella coscossina, che per 7 ore cuocia, e verso sera lo leverai, quando la luce albeggia dei domestici lumi, ma prima con le tue mani dilette devi con ogni cura approntar le salsicce e le polpette, mentre io soffriggo le erbe profumate di rosmarino, e quando tal cottura sia giunta a mezzo mescoliam con le erbe e salsicce e polpette ancora acerbe. Si maturan presto al fuoco anch'esse, come la frutta al sole. E il sole intanto naviga il cielo e va verso il tramonto. Un altro giorno della cara vita che si dilegua fra l'amore e il canto, mentre sul nostro fuoco sempre più carne, erbe e odor si fan couscous su, e giunge il vespro, ed ecco, fra mezz'ora imbandiremo il desco, orsù mettiamo il semolino come si conviene nel suo tegame, e maneggiamo ancora perché si sciolga bene. Attenti, a modo, mia cara donna, con un po' di brodo, verso in un piatto fondo il semolino, con l'erbe sopra e odor di rosmarino. Guarnisco le polpette di salsicce a tocchetti, di pezzetti di petto, coddi già lessato a parte, con spicchi d'uovo sodo adorno il tutto con giudizio ed arte. Già me lo sento in bocca il saporino. Vuoi sentirlo anche tu? Devi, per tua delizia, essere un che si inizia al couscous su! Thank you.
No, no. La cucina Yiddish, guardate come l'ha ridotto. Ecco sì. Il couscous, vi dico la ricetta. Il couscous, o meglio il couscoussou, era il piatto più importante della cucina di mia madre. Veniva deciso per tempo ed era usanza invitare una volta l'anno tanti familiari quanti la nostra modesta casa poteva ospitare. Quale fosse l'origine della ricetta è per me facile. Come tutti i piatti che venivano cucinati nelle nove famiglie nate attorno ai figli di Ettore Lopez Peña, avevano un'unica matrice, quella della nonna Ida Genazzani da Livorno. Anche le nuore non ebree, che erano la maggioranza, dovevano imparare, e fra queste la zia Evelina si sarebbe rivelata la migliore. In realtà non saprei descrivere la genesi del tempo di questo piatto nordafricano. Probabilmente è giunto sulle nostre coste con le leggi livornine dalla Spagna e dal Portogallo alla fine del Cinquecento, con le quali appunto la Toscana chiamò ebrei e arabi, garantendo condizioni di libertà uniche nel mondo di allora. Fu così che, fra l'altro, arrivò l'uso del pomodoro, senza il quale il cacciucco e le triglie sarebbero rimasti piatti in bianco, inimmaginabile. Per molti anni non ho avuto il coraggio di misurarmi con nessun piatto della mamma. L'avevo persa ad appena 10 anni e il dolore mi aveva suggerito di dimenticarla e insieme a lei stendere un velo sulle delizie che preparava sotto il mio sguardo curioso. Come è noto però, invecchiando, vengono in mente i ricordi lontani, quando magari non ti ricordi cosa hai mangiato un'ora prima. E così il timore di rivivere quei momenti di infantile dolore lentamente si è attenuato e ha ceduto il posto alla celebrazione del ricordo. Ed ecco i miei fornelli, partendo proprio dal piatto più difficile, ma carico di un valore emotivo, il couscoussou, che era appunto il suo vero nome a casa mia, oltre che di Totò, che in un famoso film diceva appunto il couscoussou che non va né su né giù. Ma basta con le parole, vediamo i fatti. Semola consigliata, grossa, cruda o precotta. Quantità un etto a testa, verdure per 8 persone, un cavolo verza, un cavolo crauto, una base di minestrone per 3 persone, tagliato grosso, pomodori, un soffritto, 1 chilo di carote, carne, 1 chilo di macinata, 8 salsicce kasher, 16 cotolette di agnello. Cottura, è indispensabile una couscoussiera, anche se mia madre, non avendo i soldi per comprare una couscoussiera, usava un tovagliolo attorno al piatto che si metteva sopra o al coperchio. Ma soprattutto diffidate di chi ravviva la semola. Preparate un abbondante soffritto per il brodo di verdure. Dopo il soffritto mettere tutte le verdure tagliate a pezzi nella pentola con acqua abbondante, aggiungere dadi kasher a piacere per salare e un po' di pepe. Mescolare la semola in un recipiente con olio per rendere i grani indipendenti uno dall'altro e successivamente travasarla nella parte superiore della pentola perché si cuocia a vapore. Tempo di cottura, 4 ore se crudo, 2 ore e mezzo se è precotto. Ogni ora va però tolta la semola dal recipiente per manipolarla di nuovo con olio in modo che non si creino crumi. Si consiglia l'uso di guanti per non bruciarsi. Mentre avviene la cottura, si approfitta per preparare il resto. Con la macinata confezionate piccole polpette della dimensione di una biglia, convenzionalmente 5 a testa, usando solo sale e pepe. Buttate nell'olio bollente, dopo poco spruzzate di vino, fate evaporare e poi aggiungete pomodoro abbondante. Fate ritirare un pochino e poi spegnete. Vi dirò cosa farne. Cucinate le salsicce di manzo con un soffritto di solo aglio oppure al forno come preferite. Cucinate in umido bianco o al forno le cotolette di agnello. Tagliate a fettine le carote, fate rosolare l'aglio, buttatele nell'olio, aggiungete il pomodoro e tanto, tanto, tanto peperoncino. Cuocete a fuoco lento, aggiungendo via via acqua. Verso la fine della cottura della semola, gettate dentro la broda, che si chiama così al femminile, non chiedetemi
perché le polpette con tutto il sugo e dopo mezz'ora spegnete. Una parte della broda va filtrata e resa liquida. A questo punto travasate la semola in un grande recipiente, aggiungete qualche mestolo di minestrone di cavolo, ma non molto. Girate per amalgamare il tutto e lasciate riposare, coprendo con un panno per un quarto d'ora, 20 minuti. Per servire in tavola, prendete voi scodella per scodella, mettete il couscous a piacere, aggiungete una bella mestolata di verdure e polpette, una salsiccia, due cotolette e un cucchiaio di carote piccanti per chi le regge. Accanto al piatto, e come vedete è unico, fornite una tazza di broda bollente, filtrata, che ciascuno può aggiungere alla propria porzione per renderla più liquida, oppure, che è meglio, ogni tanto berne un sorso, stando attenti a non bruciarsi la lingua. Avanzerà sicuramente, il giorno dopo, persino a colazione, è più buono. Bette avon, buon appetito. Bah, Ugo, couscous, benvenuti nel mondo felice dell'espiazione. Non confondiamoci col ciolt. Ugo, perché abbiamo la testa coperta? Perché dice la tradizione che degli ebrei tenevano la testa coperta e facevano bene, come per separare le avdil, la sapienza dalla superbia, per non andare oltre, perché oltre c'è Hashem, Dio, Lui, il Signore. E quindi per similitudine noi mettiamo il coperchio alle pentole per separare la bontà dalla bontà divina. Te puoi lasciare il tegame scoperto allora. Ma te come fai a mangiare quella roba tua? Ugo, prova a mangiare codeste verdurine, codeste palline a meno 30. Poi mi racconti. I miei mi dicevano che a meno 30 non andavano a scuola, ma a meno 29, Ugo, sì, e ci vuole roba seria. Sì, seria sì, ma non puzzolente. Racconta come è fatto il famoso gefilte fish. Gefilte fish è fatto con carpa, cipolla, carote, uova e farina di azime. Nella Torah, Ugo, quando si parla della creazione del mondo, la parola benedizione, berakà, è usata 3 volte. Quando fu creato il pesce, quando fu creato l'uomo e quando fu creato lo Shabbat. Ecco, Ugo, se mangi gefilte fish di Shabbos, hai ben 3 benedizioni. Col couscous, sì e no, una, ma stai a guardare il capello. Ti ricordo, se non lo sai, che la berakà si recita per ringraziare. Con il cholet si ringrazia di essere ancora vivi. Nella Torah non c'è scritta alcuna ricetta, ma Abramo, nella tenda, è sicuro, me lo vedo con una couscousiera davanti. Non è detto, Ugo, magari Abramo faceva Blumenthal di cognome. Sì. Te la faccio light, altrimenti rabbrividisci. Una bella carpa da un chiletto, cipolla, carota, uova e farina di azime. Sfilettare la carpa. Ci vuole il Black and Decker, Ugo, perché le squame della carpa sono di ferro e vogliono persone di ferro. Sai che delizia. Con le lische e le teste si fa un brodo abbondante ma ristretto. Tritate filetti, cipolla, carota, aggiungete poi la farina di azime, uovo, sale e pepe. Sobbollite per un'oretta il nostro impasto, fatto a palline di qualche centimetro. Mettete in piatto di portata e coprite di brodo. Foglioline di coriandolo e tante fettine di carotina lessa, Ugo. Attenti, va mangiato freddo. Mettete il contenitore sul davanzale se fuori c'è almeno 18 come a casa nostra. Come nella terra di Ashkenaz, altrimenti da te, Ugo, in frigo. Certo. Si serve col cren e l'immancabile cetriolo in salamoia. Cioè, il cetriolo per voi non è un contorno, è una specie di oggetto transizionale dei bambini, è l'orsacchiotto, la coperta di Linus, è la rappresentazione di un qualcosa relativo al possesso e all'unione con la madre. Ora capisco. Capisco perché gli ashkenaziti impazziscono per lo psicanalista. Infatti, Ugo, siamo i migliori psicanalisti. No, siete i migliori pazienti. Ora te lo dico io di cosa si parla. Cos'è il cetriolo? Cos'è il zoiale urache? Come si dice noi in Yiddish. Parli proprio come mangi. Sono scrocchiarelli, Ugo, i cetrioli in salamoia, e hanno un profumo inconfondibile che sa di sale e di storia millenaria.
Se siete ashkenazita, ovunque viviate, difficilmente ne saprete fare a meno, perché dopo aver lasciato il latte della mamma, quello dei cetrioli sarà il gusto che vi accompagnerà per tutta la vita. Sarà una maledizione. Che sia un matrimonio o una grigliata fra amici, uno spuntino a mezzanotte o la grande cena di Pesach, che siano prodotti dalle amorevoli mani della Yiddish Mame o i pickles, come li chiamano in America, in tavola non mancano mai. E quel particolare scrack che musica ogni boccone finisce per diventare la colonna sonora della nostra cucina. L'amore giudaico per i cetriolini viene da tempi lontani, Ugo. Gli archeologi testimoniano di semi trovati in Mesopotamia 4.000 anni fa, portati da viaggiatori attraverso la valle del Tigri, e la Torah li cita pure un paio di volte. Cleopatra li usava per bellezza, Giulio Cesare nella dieta dei soldati, Colombo allontanava il rischio di pellagra. Per le buone matrone ashkenazite erano una buona alternativa al cavolo. Da secoli, Ugo, vengono preparati d'estate e sempre nella stessa maniera. Acqua, aceto, sale, pepe, aglio, senape in grani e aneto. Poi un ingrediente magico, tradizione millenaria, cultura, preghiera, malinconia, umorismo, profumo della festa, amore. Mettete tutto insieme e voilà, ecco i nostri cetrioli. Ugo, e non so se è il momento giusto per ridarti la parola, dopo tanta intelligenza mitteleuropea, tornare alla concretezza mediterranea, davvero non saprei. Ci vorrebbe un argomento pieno di passione. Caro Giuseppe, io un argomento pieno di passione ce l'ho, i carciofi ripieni. Devi sapere che nella cucina italiana i carciofi hanno un ruolo che potremmo dire predominante. Crudi o cotti, quando è la loro stagione, ciascun tipo ha il suo tempo migliore, non mancano mai dalla tavola. A proposito di stagione, sempre mia madre, che ne era appassionata, se vedeva i carciofi in vendita quando non era il loro momento, commentava con l'aria disgustata: chissà da dove vengono. Naturalmente aveva guardato anche il prezzo proibitivo. Carciofi fritti, in tegame, alla giudia, ritti, ma soprattutto lei amava, e quindi anch'io, quelli ripieni, i più complessi, soprattutto visto il tempo necessario per cucinarli. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto devono essere teneri, sul genere dei morellini di oggi. Devono essere puliti, tagliando la parte verde e quindi privati anche delle prime foglie. Vanno poi divisi in quattro spicchi, togliendo quel poco di peluria, lo dicevo, avevano la sì, che rimane fra le foglie e il gambo, costruendo quindi un piccolo incavo. A parte sarà predisposta della carne magra, molto ben macinata, nella quantità necessaria per riempire la parte interna. Riempire significa manipolare in modo che la carne aderisca il più possibile, sbattere uno o più uova per i carciofi e fornirsi di un po' di farina. I carciofi uniti amorevolmente alla carne devono essere immersi nell'uovo, infarinati e messi a friggere nell'olio bollente abbondante, perché non diventino scuri o troppo cotti. Ovviamente non è finita qui. I carciofi fritti devono far scolare l'olio e si devono freddare per poi essere messi in un sugo di pomodoro regolarmente predisposto prima con una base di soffritto completo. A questo punto i carciofi devono cuocere a fiamma lenta per un'oretta o almeno fino a quando, se assaggiati, non sia più possibile distinguere il carciofo dalla carne. Questo piatto va preparato con e per amore. Con perché lo merita, perché è lungo, faticoso e a rischio di insuccesso. Per amore perché lo si riserva solo a coloro che noi amiamo. Mette a voi, buon appetito. Thank you.
Bravissimi. Bravi. Ugo, Ugo, oh. Ma alla fine ce l'abbiamo qualcosa in comune? Sì, siamo ebrei. E cosa vuol dire essere ebrei? L'ebraismo è un modo di vivere. Sempre quella saggia donna di mia madre diceva: cerca di essere fra i più bravi, ma non il migliore. Cioè, renditi utile, bravo appunto, ma non suscitare invidie. Verrebbe sempre fuori la storia che sei ebreo. L'etica che si sposa con la condizione sociale, con la storia, ed è la storia che fa l'ebreo più di quanto l'ebreo faccia la storia. Essere ebreo oggi è come esserlo ieri e come lo sarà domani. Passato e presente e futuro stanno insieme perché l'identità ebraica è nella memoria del mondo e non consente pause. Si è ebrei e basta, che lo si voglia o no. Quanti reduci dai campi di sterminio hanno detto di essersi accorti della loro ebraicità, della loro condizione solo grazie, si fa per dire, alle leggi razziali e ai lager. Fino ad allora, dicono, non avevano mai avvertito alcuna differenza. Però quel momento è venuto e un momento c'è sempre. Quante persone hanno il naso adunco? Milioni. Gli ebrei ce l'hanno perché sono ebrei. Al bar bisogna sempre pagare noi per smentire il giudizio sull'avarizia. Ma quanto ci costa? E poi siamo davvero in tutto il mondo. Ebrei svedesi biondi, ebrei yemeniti scuri, ebrei cinesi gialli. E cosa hanno in comune? Sono ebrei. E così io, di origine marocchina, italiano da 150 anni, sono ebreo. Detesto ogni forma di idolatria, spacco il capello in due, rido delle cose serie, sono serio in quelle divertenti e rischio incidenti diplomatici pur di fare ironia, ma così mi difendo. Mi emoziono quando visito le sinagoghe in tutto il mondo ed amo profondamente le differenze umane. Come tutti gli ebrei, nutro sempre la speranza che tutto si sistemi. Sì, tutto, tikkun olam, che si aggiusti il mondo. Perché se le cose si sistemano per gli altri, andrà meglio anche per noi. Però quante delusioni per questo atteggiamento. La partecipazione al risorgimento italiano, quella alla rivoluzione di ottobre, ma persino la paradossale e breve adesione al fascismo, vanno in questa direzione. Risolvere le cose, tikkun olam. E come ebreo non rigidamente osservante, adoro però l'ozio del sabato. Anche Dio un giorno si riposò, ma come lui, gli altri giorni devono essere pieni di attività, senza risparmiarsi mai. Spinoza puliva le lenti di notte per poter filosofare e di lenti di silicosi morì. Primo Levi faceva il chimico in fabbrica e la notte scriveva i libri più belli del Novecento. E con questi esempi, come tirarsi indietro? Noi, Ugo, intanto cuciniamo! Con Ugo Caffaz, sefardita però, piccino! Giuseppe Mustai, la scheda zitta, troppo lungo! Grazie, grazie a Vania Rotondi, Cristina Andolcetti, grazie alla farmacia di San Gallo che ha fornito i tranquillanti a Ugo Caffaz. Grazie all'ospedale psichiatrico di Montelupo, l'ha liberato dopo averlo sedato. E grazie alla moglie di Ugo, Miriam, che lo sopporta in tutte le salse. Alessandra, la moglie di Giuseppe, che secondo me non lo sopporta più. E la grande Balagan Caffè Orchestar. Quando finisce la musica, grazie a voi. Grazie.